Vediamo infine il terzo principio della dinamica, il principio di azione e reazione spiegato da Amaldi. Una forza non si manifesta mai da sola, ma fa sempre parte di una coppia, un'interazione, una coppia di forze che i due corpi esercitano l'uno sull'altro. Una judoka spinge l'avversaria, ma a sua volta ne viene respinta, come in questo caso. Questa potrebbe essere una forza gravitazionale tra due masse. A attrae B, ma B attrae A. Le due forze di azione e reazione agiscono sempre su corpi diversi. Infatti, come vediamo, una forza è applicata ad A e l'altra è applicata a B e sono una all'opposto dell'altra. Questo è il terzo principio della dinamica. Se A agisce con una forza su B, anche B esercita su A una forza uguale opposta. Questa è la formula con il segno meno e i vettori, due vettori opposti. Una delle due forze, non importa quale, si chiama azione e l'altra è la reazione. Nell'interazione tra due corpi con masse molto diverse, le forze hanno la stessa intensità, ma le accelerazioni sono molto diverse. L'oggetto con massa maggiore accelera di meno e l'oggetto con massa minore di più, come nel caso dell'asteroide e la Terra che si attraggono con la forza di gravità, ma il meteoroide accelera molto di più perché è molto più leggero. La Terra in pratica non accelera per niente, perché la sua massa è enormemente grande. Eppure le forze, queste due frecce rosse, sono uguali. Le forze di azione e reazione hanno sempre intensità uguali, ma producono accelerazioni diverse se le masse dei corpi interagenti sono diverse. In particolare nel caso di un meteoroide di 100 kg, a 100 km dalla superficie della Terra, la forza di gravità, che studieremo più avanti, vale questo valore qua, 950 N. Anche il meteoroide esercita sulla Terra una forza di 950 N, ma mentre il meteoroide, avendo una piccola massa, accelera di 9,5 metri al secondo quadrato, accelerazione che si calcola con la seconda legge di Newton, forza totale, questa, diviso la massa dell'asteroide. Invece la Terra, che ha una massa dell'ordine di 10 alla 25 kg da sostituire nella formula qua sotto, a parità di forza, subisce un'accelerazione molto più piccola, circa 10 alla meno 22 metri al secondo quadrato, praticamente nulla. Quindi il meteoroide accelera di più e la Terra praticamente per niente.